la terra, l'amore e una sapiente identificazione fanno dei vini antica Quercia un punto di prestigio su ogni tavolo. Il sole sta declinando dietro la collina di San Gottardo, a me la collinetta a cui si accede lungo una stradina attraverso le corse principali. Ma non sarà freddo, non sarà insomma il solito ghiacciato pomeriggio che Vittorio Veneto regala agli appassionati di filosofia. Noi, che abbiamo lasciato da pochi minuti la gombante militata in Toscana, ci lasciamo baciare dai raggi solari. E mentre si cogliamo nel primo pomeriggio, Carrovella non va a tua domanda. Perché Vittorio Veneto non abbraccia il filosofo? Capiamoci. Non la società ciclistica autoblu, che anzi meriterebbe maggiore considerazione, ma gli abitanti che invece disertano la bimbica. Come ci si venga a dire che le fanno vantaggio dello scatto in natalizio, affatto vero, perché i negozi che contano sono proprio delle esposte alle istruzioni del traguardo, ma a scatto di vista sono provvigiane le dotazioni ciclistiche che siano rubate. Sarà vero? Beh, noi proviamo a sondare il terreno. Ci sono difficoltà nel organizzare una gara come questa? Beh, difficoltà, con gli anni che passano aumentano sempre la burocrazia aumenta, abbiamo bisogno di tantissimi, come si può dire, benestare, sia la porta pubblica, le sindaco, dalla strada, noi non è che abbiamo vita facile, è abbastanza complicata la cosa. Sì. Già, e se il presidente si lamenta, figuriamoci, Mario Draido, di quella felice provincia del ciclismo italiano e Veneto che è Treviso, ma non tutte sono rose. No, non tutte sono rose, però ecco, mi vorrei soffermare delle ultime parole dell'amico presidente Quadrella Libera, che diceva che ci sono dei problemi per il nulla osta, ma penso che però l'esempio venga proprio da Vittorio Veneto. Quando siamo riusciti, grazie alle sensibilità degli amministratori, dei comandanti dei vigili urbani, e ci interessi che ci hanno dato questa disponibilità di nulla osta, abbiamo chiuso al traffico il centro, con delle vie anche, se vogliamo, abbastanza importanti della città. Questo sta a dimostrare che qualche volta qualche piccolo spiraglio di disponibilità nei confronti del nostro sport c'è. Purtroppo non è così a livello provinciale. Qualche problema lo abbiamo, per non dire grossi problemi, soprattutto per quella incolumità dei nostri concorrenti quando si trovano ad affrontare gli allenamenti, oltre che a gareggiare nelle strade caotiche proprio di traffico e problematiche come lo sono ora. Da quando allora i circuiti ciclabili? Ma io spero questo voler dire i circuiti ciclabili molto decantati da diverse parti, e spero che veramente farei anche un appello proprio dalla mia città, che è Vittorio Veneto, là dove si possa così poter intraprendere questa disponibilità, questa volontà di darci una mano proprio per individuare queste macchie circuiti. Diciamoci francamente, queste strade chiuse al traffico nelle giornate, negli orari prestabiliti magari a tavolino con questi amministratori, ecco, per far effettuare quel minimo indispensabile in tranquillità allenamento e gare di tutti i nostri giovanissimi atleti soprattutto. Prima che il vostro tennista si perda in natalizie dissertazioni, si passi subito alle immagini della prima gara riservata dal Lievito Ignores. E come rispondessero ad una sollecitazione per fare il consuntivo dell'anno che è stato congedato, i migliori si mettono subito in ordine. Precisamente lì c'è lotta al partitiva tra Andrea Galbaton e Michele Valbianco. I gualtieri della società Brescia, Salone da Francia, si danno dentro. Solo il primo giro, soprattutto Calidetti e Mario Zampogna, tentano di star dietro loro. Poi, al secondo passaggio, restano in testa solo i due fiorani. Al terzo giro, i due hanno mezzo minuto di vantaggio su Cicchini, Savella e Mantoan. Ecco, è già che ci siamo. Dicevamo di dottrina di migliore. E che dire di questa Savella? Che ragazzina, dell'Alto Adige, non finisce di seguirsi. Perde per strada Mirko Assini, che non è avversario da niente, e gareggia alla pari con quelli più grandi di lui, che non si gasterà per sempre. Su Assini ha già un minuto di vantaggio. Dal Bianco intanto capisce che non deve portarsi sotto l'ossessione da vivere i compagni di scambio,
e gli prendo 20 secondi, tanto gli bastano per tutto. Sono arrivati qua all'ultimo giro, avevo provato una lunga schemaranta in bici, dopo ho visto che è andata male, lui non c'è molta differenza di forza tra noi due, anzi in questo periodo forse lui è più forte. Ho provato schemaranta a piedi, lui si è imbranato un po' nel mio corso di pedali e io ce l'ho fatta guadagnare 6 metri che mi hanno portato all'arrivo. Oggi c'è una curiosità, tutti tutti a lottare con un compagno di squadra del quale conosci un pochino tutto, oppure contro un avversario? Ma forse è più difficile contro un avversario diverso, perché con Valvasoni esco ogni giorno per l'allenamento, quindi so dove è lui di testa e lui sa dove di testa io, quindi ci conosciamo già molto bene. Contento del 91? Ma il 91 non è stata una bella stagione, indubbiamente. Su cross questa forse è stata la mia peggior stagione da quando corro. Sto migliorando in questo ultimo periodo, spero che il 92 sia migliore e faccia un pensierino per il campionato italiano. Ma stanno già per partire dilettanti, professionisti, ci sono tutti. Ci facciamo da parte e vediamo all'opera un ottimo Margoni. Il campione italiano, che 24 ore prima in Lombardia aveva colto un pregante successo, si ritrova. Alle costole ha un cliente terribile, già ben ritirato. Lo sfortunato corridore della Stella Italia Cigolese sta attraversando un fine anno contro. Porta sotto la sua destra piccolo ma vistoso segno di una recente pericolosa ferita. Alle spalle di due, Cristian Bertocchi, il più volte campione italiano e Stadio Castagnella, Bottezza, Zanetti. Al secondo giro, nulla di nuovo sotto il sole, ma domani al quinto posto c'è Zanetti, poi Dovigo, Simili Ceruzzo. Il finale invece tra i sintomatori, come al solito, e poi il vuoto. Il terzo giro dice che i due di testa si giocheranno la vittoria senza altri intrusi. Questi giri sono la sedicesima ripetizione dei precedenti, per cui andiamo direttamente al terzo. Sono voltato all'ultimo secondo per controllare il virato, una pura formalità. Sì, beh, è una formalità, però il virato è uno dei migliori dilettanti italiani e mi ha impegnato fino in fondo. Ero anche un po' stanco, in quanto ho corso anche ieri a Brescia e ho vinto anche lì ieri, per cui ho cercato di attaccare solo una volta a metà corsa, poi visto che il virato recuperavo, ho trovato un punto per attaccare poi in difesa, sono arrivato un po' sfidato. Adesso per una riconferma per questa maglia. Ma io sono tranquillo, l'importante è che ci sia la salute dopo nella vita, sono meno forte, se viene è bello, se no è un ci sarà più bene quel giorno. E io insisto, e dopo c'è il mondiale. Il mondiale è sempre una corsa molto dura per noi, in quanto quei due o tre professionisti del cross che ci sono non hanno la possibilità di correre su strada d'estate. Io mi alleno, però mi manca molto le corse di strada. Speriamo che la federazione ci aiuti, perché altrimenti pretendere il risultato mondiale sarà difficile. Campione italiano come Margoni e degli altri nascenti come Savelli. Speriamo sia una bella pista di lancio e la soddisfazione di colori italiani che possono andare anche in maglia azzurra e facciano una buona impressione all'estero, portino ai vecchi tempi lo splendore del ciclocross italiano. Tanti anni di ciclocross e un movimento che cresce? Sì, il movimento che cresce, quest'anno è noto che nelle iscrizioni abbiamo un numero sempre maggiore, soprattutto di nelle categorie minori, allievi e juniori. Forse ci manca un po' il pubblico, notiamo un calo del pubblico, però si vede di persone che sono fatte, che soprattutto le categorie giovanili hanno più aderenti, quindi questo fa ben sperare per procedere a una attività. Ora dovremmo dirvi delle classifiche, che rimangono queste tre inalterate. E quindi tra gli allievi abbiamo al primo posto Igor Tadella, dell'Alta Maria Rastaisen, tra gli juniori Andrea Valbason, Salone da Francia, Brescia, dilettanti primo Gabriele Pilato, per l'Italia Cibellese, ciclamatori Mogno e finale rispettivamente Fascia 1 e Fascia 2, per quanto riguarda le società, prima Alta Maria Rastaisen, seconda per l'Italia Cibellese. Ma la nostra mente è ormai rivolta al grande appuntamento di San Silvestro, al quale la RAI dedicherà tre quarti d'ora del suo prezioso tempo. A Cibellese da Selege, Armando Giantronia riuscirà a portare Daniele Pontoni, che sta vivendo un momento magico. Domenica, lo ricordiamo, è arrivato secondo in Belgio dietro i campioni del mondo della specialità. E poi Damiano Greger, da cui
Pilato, Fabrizio Margoni, i fratelli Tronati, San Dodone, i suoi congolati Bambula, Camerden, Ubi, Coberna, Lucchi, Postiti, Cord e gli altri della strada, Chiacchi e Conte. Abbiamo l'appuntamento del 26 di dicembre a Silvale, con l'internazionale ormai una classica da 11 anni a questa parte, e poi domenica prossima dobbiamo ricordare che c'è il campionato Veneto categoria agonistica a Mussolini di Villanova, il Gran Premio Elisa. Gli auguri? Auguri, e presto li faremo il giorno 26 oppure il 30 di dicembre a Mussolini di Villanova. Okay. Noi la gara del 26, cioè di Santo Stefano, ve la mostreremo il 28. Il giorno dopo, nel Mussolini di Villanova di Campo Campiero, ci sarà il campionato d'Europa. Il primo dell'anno ci sarà Federoba, ovvero il Master Internazionale. E avremo modo di risentirci, se non avete capito. Frattanto, avviatevi i miei più cari auguri di buona notte.